Io sono sempre Pino Insegno, questo è sempre Riderai e come promesso anche in diretta su Facebook, vi ricordo sempre il nostro numero SMS e WhatsApp 3487 300 200, se volete darci qualche consiglio, un saluto eccetera. E al telefono abbiamo Enzo De Caro, come ovviamente vi avevo preannunciato. Enzo! Sì, ecco. Buonasera a tutti, ciao Pino. Ciao Enzo, eccoli, come stai? Qua. Adesso dove sei? No, perché i tuoi radioascoltatori devono sapere che quando tu telefoni a qualcuno dei tuoi amici non si sa mai da dove e perché, cioè se stai su un campo di calcio per un partito, oppure se stai su un set per o a un doppiaggio o alla televisione, non si sa. Noi ci chiamiamo a prescindere per questo. La multiformità di un uomo è una cosa sorprendente. Ma non ho chiamato te per parlare di me, mi sembra come quella battuta di Crocio Marx. Sei alla radio e mi piace molto che tu sia alla radio. Assolutamente, qui siamo qui e ovviamente, come ti avevo preannunciato, parliamo delle teche radiofoniche, di storia meravigliosa. E siccome c'è un pezzo dopo della smorfia, che è un titolo, La vera storia di Tarzan, tratta da Un altro giorno del 78, te la ricordi questa trasmissione, questo sketch radiofonico? C'avete quello? Sì. Perché? Ma è formidabile! Ma che tu non ce l'hai? Non ce l'hai? No, non ce l'ho. E temevo che, come tante cose è successo un po' nei decenni passati, si perdessero. Fosse andato perso perché non c'era ancora la disponibilità della tecnologia che in qualche modo. No, invece è stato digitalizzato. No. Enzo, senti, ma quando vi siete incontrati tu, Lello e Massimo? Guarda, noi eravamo un po' amici a prescindere dalla finalizzazione, avevamo in comune insieme a un gruppo molto più nutrito di disgraziati del tempo, di adolescenti che erano convinti di e volevano cambiare il mondo ed erano sicuri. Era molto più di quattro amici al bar, erano una ventina. Però ecco, in quei tempi non facili, negli anni 70, c'era un teatro, c'era un centro teatrale, insomma era un garage che avevamo riadattato a centro teatrale, dove ci si incontrava e si scambiavano idee e pensieri, addirittura dal vivo ci si poteva toccare, abbracciare. Questo tornerà, sì, sono cose di fantascienza. Io quando vedo un film adesso anche la gente dice ma guarda quanta gente, ma potevano starci, cioè sembra una follia, ma questa scansiamola. Ma eravate già voi tre, eravate già il gruppo, eravate già la smorfia, oppure è diventato il gruppo era quello nutrito? Il gruppo è nato in maniera assolutamente casuale, proprio perché un uomo, soprattutto un uomo di radio, che è stato Marcello Casco, che ci ha portato proprio alla radio, ci propose un provino a Roma, dove si diceva che si facesse il cabaret, non lo sapevamo, e quel giorno, diciamo, del gruppo più nutrito eravamo liberi solo in tre. E quindi la cosa il destino ha disegnato il gruppo, praticamente. Assolutamente. Quando dicevano che voi fate il cabaret, vede qualcuno, ben un giornalista, ci disse che facevano il cabaret, noi sapevamo bene che cos'era, e Massimo osò chiedere a questo critico del Paese Sera di allora, dice, ma che il vostro cabaret, perché voi col cabaret avete scusato, insomma, sto fatto il cabaret che sta dicendo è un fatto buono. E lui dice, sì, come no, è il cabaret che oggi va in Italia, a Roma, a Milano, E poi c'era una cosa, Massimo, come apriva bocca tu ridevi a prescindere. Io ho avuto la possibilità di giocarci a pallone per 7 anni con la Nazionale Calciartisti, e lui, anche quando chiedeva la strada una signora dove arrivava un campo, noi ridevamo, lui diceva, ma che c'hai i pupezzetti in faccia che ridete? Sì, ma era il suo modo proprio di essere. Devo dire che tu, eccola, questa è la foto che ci ritrae, tu adesso non puoi vederla, su Rai Play Visual, stiamo andando anche lì in diretta con Massimo Troisi e dall'altra parte Maradona, perché giocammo a Napoli, al San Paolo, contro l'Oro di Napoli, che era l'Oro di Napoli e l'Oro di Napoli. Era una giornata indimenticabile. Quindi praticamente mi sembra di capire che Massimo stava con i due assi del pallone in quel momento. Esatto, io sì, però Massimo era forte, era un bel numero 10, nonostante se ne fregava di quel problema che aveva, e non era una bella visione di gioco. C'erano dei periodi in cui non poteva farlo, altri periodi l'ha fatto, con moderazione poteva insomma farlo, si lasciava andare. Senti, ma poi com'è successo per Non Stop? E lì è stato ovviamente lo sliding doors della vostra vita, come per tanti altri, come per Verdone. C'era questa fortunatissima trasmissione. E tu puoi capire che da
da ex quasi vero calciatore quale sei stato, esatto, era lo stesso giorno dove io avevo un provino per il Pisa, stesso giorno, San Gennaro, 19 settembre. E tu sei andato a fare il provino invece per la televisione? Ma sì, perché io dissi tanto il provino del Pisa lo recupero tra qualche mese, andiamo a fare sta cosa di qualche mese a Torino, ci divertiamo con gli amici e poi torno alla mia strada maestra, ma invece poi le cose sono andate un po'. E invece vi hanno preso immediatamente. Chi è che ha deciso? Il regista, Trapani, guarda, stato gli autori, perché magari c'erano, anche c'era come autore. A quel tempo c'era una cosa che si chiamavano i funzionari RAI, sì, che erano veramente dei funzionari RAI. Veramente, okay, funzionari, io non posso parlare. No, voglio dire, sono stati i primi che hanno un po' sono usciti fuori dai loro ranghi e la sera, anziché andarsene a casa, mi sembrava opportuno andarsene in giro per piccoli locali, teatri, cabaret, a cercare forze nuove. Non credo che gli venissero pagati gli straordinari, però devo dire che Bruno Voglino, Mario Pogliotti, sì, hanno avuto poi delle soddisfazioni di una bella intuizione, tanti, sì, tanti talenti alla televisione italiana. Eh sì, e lì è stato proprio il lancio, cioè è stato come il film I ragazzi della 56esima strada di Coppola, che c'erano Tom Cruise, Mickey Rourke, Matt Dillon, tutti furono lanciati con quel film. E così voi, in quella infornata meravigliosa e straordinaria che abbiamo ancora nel cuore e negli occhi, ringraziando il cielo. Più che altro la cosa abbastanza sorprendente era ricevere dei compensi, insomma, modesti, ma proprio per essere pagati. Quelli sono rimasti uguali. Per quello che facevamo normalmente per passione. Certo. Ecco, quella era la cosa scioccante. Però ti davano i soldi per fare una cosa che ti piaceva fare. Questo è bellissimo. Sì, che poi tu sei stato, sì, il motore qui. Dobbiamo salutarci, anche se rimarrei con te veramente tantissimo, ma abbiamo dei tempi ovviamente prestabiliti, ma noi l'abbiamo già superati e chi se ne importa. I tempi sono quelli chi che sono. Esatto, sono quelli che sono. Esatto, il succio mio. Però la cosa bella è, volevo dirti che tu sei il motore immobile di quel gruppo, nel senso Lello e Massimo sono comici puro sangue. Tu sei stato quello che ha dato credibilità al gruppo, e te lo dice uno che è abituato a fare la spalla con la S maiuscola, come mi insegnò Agus, nel senso la credibilità non c'era Noè che tenesse, se non c'eri tu, non c'era in Minolli. Guarda, non stata, c'erano, posso dirti che è stata un equilibrio perfetto. No, è stata facendo i debiti paragoni con chi di dovere, è stata una unità nella Trinità, eravamo, esatto, un'unica entità fatta di tre persone diverse con un top player in squadra, perché sì, certo, è stato sempre un fuoriclasse. Assolutamente. Quindi diciamo le nostre unioni professionali, aspirazioni personali, poi hanno fatto diventare una meta persona, una cosa più grande di noi che ci rispecchiava, ed è rimasta nel tempo. Addirittura mi fai sentire Tarzan, ma sai, adesso sto facendo dire, credo che mi emozionerò a sentirlo. E allora senti, casomai resta un attimo dopo, tanto ormai abbiamo, sì, sforato. Io guardo Eddie Brundo dall'altra parte e chiedo scusa, fantastico, ovviamente, però taglieremo magari un pezzo. E ringrazio anche il nostro curatore Piero Lucchetti, che sarà sicuramente d'accordo con noi. Allora resta con noi ad ascoltare il pezzo, e dopo io sentirò 20 secondi la tua emozione e poi andiamo col pezzo musicale. Nel frattempo ti ringrazio. Enzo De Caro, resta con noi, ascoltiamoci questa bellissima smorfia dannata. Vai! Radio 2.